Buongiorno amici trader, bentornati ad una nuova puntata con Amici Tech di Finanza Online. L'ultima seduta della settimana vedrà i mercati impegnati a seguire numerosi dati in agenda oggi. L'attenzione si focalizza soprattutto sulle indicazioni miste che sono giunte dalla Cina. La sorpresa positiva è stata la produzione industriale di aprile, che è salita del 3,9% su base annua, andando oltre il più 1,5% atteso dal consensus. Sempre in Cina, le vendite al dettaglio hanno invece mostrato un calo annuo del 7,5%, confermando come la domanda dei consumatori sia ancora in crisi, nonostante la riapertura degli esercizi commerciali. Colpita per prima dalla pandemia, la Cina ha allentato, prima di altri paesi, misure di lockdown, lanciate per contenere la diffusione del Covid-19, aprendo così prima le proprie fabbriche. Nel pomeriggio si valuta invece le indicazioni macro in arrivo dagli Stati Uniti. In avvio di contrattazioni, i mercati europei tentano di mettere a segno il rimbalzo sull'esempio positivo di ieri di Wall Street, crollandosi di dosso le vendite delle passate sedute. In questa puntata di Trading Floor parleremo come sempre di FTSE MIB e di due titoli, Tesla e Banco BPM. Il FTSE MIB parte in rialzo sopra quota 17.000 punti, cercando di lasciarsi alle spalle la debolezza delle ultime sedute. Tra le scenarie, i livelli emozionali sono due. Al ribasso troviamo un'area di supporto importante tra 16.384 e 16.000 punti. Il break potrebbe innescare acceleratore a ribasso verso 14.894 e 14.153 punti, il minimo toccato lo scorso 16 marzo. Al rialzo invece troviamo una fascia di prezzo di resistenza importante tra 18.000 e 18.400 punti, dove passa il 38,2% di Fibonacci di tutto il downtrend avviato a febbraio 2020. Però la rottura di questo range di prezzo darebbe un segnale di sentiment piuttosto forte, che dovrebbe garantire all'indice il ritorno a 20.000 punti. Vi consiglio comunque sempre cautela nell'operare sui mercati perché persiste per ora una situazione di incertezza sui fondamentali economici delle principali economie, e lo dimostrano gli ultimi dati macro molto negativi. Scopri certificate leva fissa, long o short di UniCredit su www.investimenti.unicredit.it. Tesla ha chiuso la seduta di ieri a Wall Street, rialzo dell'1,6% a 803 dollari. Il titolo della casa automobilistica sta cercando ancora il test della resistenza a 804 dollari, livello che negli ultimi 2 mesi ha bloccato più volte il rialzo di Tesla. Tale scenario servirà il break accompagnato da volumi e volatilità degli 804 dollari per aprire la strada al titolo verso nuovi massimi storici in area 968 dollari. Nel basso invece il primo supporto chiave si colloca a 650 dollari. La rottura di tale livello darebbe un primo segnale di debolezza al titolo che potrebbe scivolare verso 560 e 440 dollari. Scopri gli strumenti di trading di UniCredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122. Banco BPM fatica a scacciare i minimi storici toccati lo scorso 22 aprile a 1,05 euro, dopo aver fallito la conferma del break della resistenza a 1,15 euro. Chiederà quindi la rottura di questo livello accompagnata da volumi e volatilità per evitare un primo cenno di recupero, con target 1,35 euro. Al ribasso invece la rottura del supporto a 1,10 euro potrebbe aprire strada al titolo verso nuovi minimi storici. Scopri cover warrant con le put di UniCredit su www.investimenti.unicredit.it.